Franco, che tipo di sensazioni ti hanno lasciato le doppie sfide con gli aironi? Un po' di amaro, diciamo, la prima e più dolce la seconda? No, ovviamente il risultato della prima era una delusione, ma tutte tante squadre, la Lenz l'anno scorso dovrebbe sentire come avevamo sentito noi dopo aver perso contro di noi qua. Ogni anno c'è una partita dove tu devi ripensare o migliorare tutti, come allenatore, ma i giocatori penso spesso hanno ricopito niente viene facile, devi lavorare, ma ti dico di nuovo. Prima partita contro Aroni, Aroni ha fatto anche bene perché loro non possiamo togliere anche quello vittoria da loro, hanno fatto bene e noi potevamo potersi fare meglio e questa è la soddisfazione. Seconda partita qua i ragazzi hanno veramente mostrato grinta, capacità e la risposta era ottima. Adesso si va a Limerick contro una squadra battuta lo scorso anno, ma il Tomon Park un po' spaventa di più, no? La vittoria è arrivata a Monigo lo scorso anno. Sì, è vero, noi cerchiamo di continuare la strada dove 2 settimane contro Aroni la pressione era tanto su di noi per vincere, che questa settimana è pronto completamente su di loro, sono quarti adesso, 4-5 punti penso davanti di noi, e una squadra che prossima settimana vogliono fare bene in Coppa Europa, per quello penso loro giocano la miglior squadra e anticipiamo anche un po' di rabbia da loro, ma questo non cambia, noi siamo preparati per questa sfida in nostro modo e abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo essere competitivi spesso in un ambiente del genere, se l'Italia vuole fare bene in 6 nazioni anche nel futuro devono abituarsi di vincere a squadra, in campi come Thomond Park o Avia Stadio a Dublino, come sarà importante quest'anno già per loro. È l'unica maniera di andare là, di trattare questo come un test match. Hai detto al termine della partita con gli Aironi, in prospettiva appunto verso questa partita con il Munster, saranno comunque arrabbiati al di là della sconfitta con l'Ulster che hanno avuto la settimana scorsa. Quali sono le difficoltà appunto di questo match? No, loro ovviamente hanno tanta esperienza per prima, soprattutto sono abituati a giocare partite vicini, sanno come lavorare con gli avanti per guadagnare metri e per così creare una vittoria. Ovviamente con Paul O'Connell e Duncan Callaghan in seconda linea, loro sono sempre forti in touch anche, per quello hanno, come avete detto, ora è una gara che sa controllare la partita spesso con il tempo bagnato, loro ovviamente sono pieni di esperienza, noi possiamo solo, ma devo dirti la pressione su di loro e noi andiamo là, cerchiamo di aumentare solo la pressione su di loro. C'è anche un'incognita che hai sottolineato sempre al termine della partita con gli Aironi, relativa forse po un poco di più al Munster, ecco, che è quella dell'Heineken Cup, degli obiettivi, no, che si sono posti le due squadre anche in questa competizione. Sì, loro vogliono, hanno un record in Europa molto importante, così hanno fatto spesso molto bene e cercano sempre di fare bene. L'anno scorso sono stati molto criticati per non passare in Heineken Cup, per non fare bene, per quello ovviamente penso loro usano questa partita in preparazione per le prossime due che sono importanti per loro per passare il primo turno e per quello sappiamo tutto il loro impegno sarà ottimo, per quello noi, ma è buono, è l'unica maniera noi possiamo migliorare adesso di affrontare una squadra che dare tutto anche a noi. In questi giorni su alcuni organi di stampa, dai giornali ai siti internet, sono apparse interviste dal direttore generale, al presidente del Benetton Treviso, Vittorio Munari e Melino Zatta, che hanno sottolineato come siano molto contenti dei progressi della squadra e di questo settimo posto. Melino Zatta, presidente, ha appunto anche detto per il settimo posto avrei firmato anche a inizio anno. Anche in chiave di domande relative ai playoff, Franco Smith come si sente con questa posizione di classifica attuale della sua squadra? No, ovviamente ancora
questo Munster è l'ultima partita, la prima girone, e poi c'è tutta la seconda girone praticamente da giocare. Per quello anche l'anno scorso abbiamo colpito l'ultima parte, la seconda parte molto importante, abbiamo avuto 8 sconfitte consecutive l'anno scorso in questo periodo. Per quello l'obiettivo per noi è non di, ovviamente non di guardare le classifiche, di continuare a meritare rispetto, ma di adesso di adattare sull'intensità della stagione. L'anno scorso abbiamo calati perché mentalmente e fisicamente era tanto di giocare partite a questo livello per 28 volte all'anno. L'anno scorso abbiamo imparato quello, adesso sarà importante di tenere il nostro piede a terra e dimenticare tutto l'altro. Avevamo all'inizio messo fuori certi obiettivi, cerchiamo di arrivare su questi. Non pensiamo tanto alla classifica, perché questo può cambiare ancora. Noi vinciamo vincere tutte le partite da adesso, poi può darsi siamo là, ma il primo obiettivo è di fare bene ogni settimana, e poi ovviamente con i nazionali che saranno via, quello 4-5 partite durante la 6 nazioni sarà molto importante per noi. Così tanto può ancora cambiare, il positivo e per negativo. Hai parlato delle 6 nazioni, siamo a un mese esatto dall'inizio. Come vedi lo stato dell'arte del rugby italiano? Con che prospettive secondo te l'Italia si presenterà a questo torneo? No, ovviamente è sempre difficile quando c'è un nuovo allenatore con nuove idee. Penso che le due redune loro hanno avuto non era ancora abbastanza per il signor Brunel per applicare tutta la sua idea. Per quello sarà difficile anche per i ragazzi per adattare. Cerchiamo di dare a loro i giocatori in migliore condizione sia fisicamente e mentalmente, e speriamo per lui bene, ma sarà secondo me difficile per loro per creare subito i risultati. Io ovviamente auguro loro il miglior successo possibile, ma dobbiamo capire. È difficile per un nuovo CT per arrivare e cambiare tutto. Da mia esperienza, anche abbiamo visto tutto il mondo, primo anno con un nuovo allenatore è sempre difficile. Speriamo solo i ragazzi sono fisicamente in buona condizione e sono pronti per dare il cuore alla squadra italiana. Una prestazione davvero del match contro gli Aironi, una prova personale ottimale coronata anche con una meta, e soprattutto poi di tutta la mischia, no? Dimostrazione che tutto il gruppo sta crescendo. Sì, cioè, a parte cioè, il mano del match alla fine è un po' un furto che ho fatto, ma no, penso sia merito di tutta la squadra, cioè, veramente tutti i 15 abbiamo giocato bene. Cioè, al confronto della partita della settimana fa quando abbiamo giocato la Viana, penso che questa volta abbiamo fatto quello che avevamo voluto noi, per cui ci siamo preparati e no, sono contento più di quello che per il premio che ho ricevuto alla fine. Secondo te qual è stato il segreto di questa mischia, che effettivamente è stato il vero punto di forza della partita con gli Aironi? Il segreto è il lavoro che facciamo, perché non è stato solo in questa partita, sino in tante altre che veramente la nostra mischia è stata superiore a quella degli avversari, e niente, il lavoro, l'amicizia che c'è tra noi, il rispetto e niente, il lavoro squadra. Adesso dal punto di vista anche del tuo ruolo come anche lanciatore per la rimessa laterale, è una sfida veramente difficile quella di sabato contro il Munster, che ha dei grandi saltatori e una mischia allo stesso livello appunto di grande qualità. Sì, sicuro, loro sono dentro questo campionato una delle squadre più forti, cioè non si può dire il contrario, perché sono quelli che hanno vinto più volte, hanno una mischia forte, tre quarti forte, touch forte, cioè sicuramente sarà una bella prova. Già l'anno scorso qui siamo riusciti a batterli, ma speriamo batterli a casa loro, no? Abbiamo parlato prima appunto con Franco Smith delle diversità, però appunto un po' da casa a fuori casa, soprattutto in un tempio del rugby come il Tovon Park. Eppure qualche anno fa il Benetton riuscì anche a spaventare almeno per una buona mezz'ora in Heineken Cup i tifosi del Munster. Sì, ancora non giocavamo questo campionato noi, eravamo in Super 10, era una partita di Heineken, sì, che finito il primo tempo eravamo avanti noi con il risultato, se non ricordo male. Fino alla mezz'ora, poi mi sembra fossero state due mete loro. Sì, ma comunque è stata una gran prestazione, speriamo ancora di far meglio. Che tipo di partita ti aspetti sabato?
È una partita tosta, dura, ma anche se correrà tantissimo. E dipenderà dopo anche dal tempo, ma penso che loro vorranno giocare come fanno sempre, fasi, cioè giocare dappertutto, ma anche noi, poi noi abbiamo un bel gioco e ci proveremo. Da giocatore, soprattutto da veterano ormai di questa formazione, di questo club, come hai visto, come stai vivendo anche il passaggio di questa stagione in Rabo da Red Pro 12? Quali progressi hai visto anche all'interno della squadra? Cioè, progressi, vabbè, quando sono qui ci sono stati tantissimi, no? Già con questo campionato è stato un salto di qualità enorme. Cioè, ho visto anche da parte mia, da parte dei miei compagni, la crescita, cioè, mentalmente, fisicamente, come giocatori, cioè, tutto veramente, anche da parte della società. È cresciuto tantissimo e speriamo che continui così, perché io penso che questa squadra, questa società ci può solo che crescere, perché veramente è un'organizzazione, una struttura che è per quello, no? Speriamo tra qualche anno stare sempre lassù. C'è un po' anche di sana competizione, diciamo, anche soltanto pensando ad esempio al tuo ruolo, ci sono Diego Vidal, Enrico Ceccato che sta facendo bene, c'è Leonardo Ghiraldini che tornerà a metà gennaio. Sì, competizione c'è sempre sana, perché veramente tra i quattro abbiamo un rapporto veramente buonissimo, ma ci rispettiamo e sì, la competizione c'è sempre, cioè, siamo tutti più o meno là, che tutti possono giocare, tutti hanno fatto bene fino adesso, e così, cioè, se siamo veramente tutti bene, cioè, sicuramente per l'allenatore sarà sempre una fatica lasciare due fuori, chi sceglie, i due chi sceglie, cioè, per lui non è facile. Domanda un po' scomoda forse, Franco Smith e la società predicano in qualche modo di restare con i piedi per terra, all'interno dello spogliatoio si sta guardando un po' la classifica? No, io ti dico, stiamo con i piedi per terra noi, cioè, anche l'anno scorso ci eravamo tra i primi sei, penso un momento, eravamo tranquilli, ma anche questo anno c'è, sicuramente a volte pensiamo un po' e parliamo le cose che abbiamo, i punti che ci siamo lasciati fuggiti, ma comunque no, siamo tranquilli, siamo consapevoli di quello che possiamo fare, ma non è che ci mettiamo in testa di essere i migliori al mondo già perché abbiamo vinto 4-5 partite, no, tutto il contrario, sempre lavoriamo, siamo rilassati, tranquilli, penso che quello sia l'importante.